Sono un tuo fan accanito. Ma niente, volevo innanzitutto congratularmi, bella Lollipastrex, una bomba. E niente, volevo vedere un po' dove crei, dove sviluppi queste tue idee innovative, questi tuoi video, vlog, insomma, un po' la tua base. Ok, allora vieni avanti che ti spiego un po' com'è la mia postazione da gaming barra vlog. E sì, vlog lo faccio fuori, quindi non è neanche vlog, è solo postazione da gaming. Davvero nerd. Davvero Sì. nerd. Allora, innanzitutto ragazzi, come potete vedere, ho una scrivania doppia. Una Comunque double. volevo dire che il fan parla per voi, quindi io parlo al fan che sareste voi. Basta, chiudo questa parentesi. Comunque ragazzi, volevo dire che innanzitutto ho la postazione divisa in due parti. Allora, ho un tavolo e un altro tavolo. Un tavolo di color blu. L'ho fatto io, volevo Molto, molto diventare importante. blu, però sotto, se tu togli tutto questo cellophane dell'IKEA, ragazzi, è bianco. Però a me piace il blu, così cambia un po' di colore e tonalità. Questo qua invece è trasparente con un tappetino antiscivola, che serve perché non scivoli, come dice la parola, la tastiera e tutto quello che ci sta sopra. Poi, ragazzi, come vedete, un po' di casino, adesso tolgo un po' di robe, così capiamo un po' com'è. Scusate. Ma qui d'altronde è sempre al lavoro, Eh sì, siamo quindi. sempre al lavoro. Comunque, ragazzi, allora, questa è qua la mia postazione. Comunque, i tavoli ho detto, all'interno ci metto cianfrusaglie, cose da scuola. Queste qua, principalmente cose da scuola. Poi qua metto i fogli che mi servono per giocare, cioè per giocare per l'elettronica, no? Però io non faccio l'elettronica, però mi piace per giocare. Quindi poi qua dentro altre robe, ma non vi interessa a voi perché è tutta Eccetera, roba mia. eccetera. Allora, tastiera della Trust. Ops. Questa è un'ante. È un'ante. Sì o no? È No, perché un'anteprima? abbiamo perso 10 minuti di file No. e io con un mio amico, quindi non siamo potuti fare questo video. E allora ne facciamo un altro insieme, sempre insieme, quindi aspettatevi un altro video con il mio amico. To be To be continued. continued. Ragazzi, vieni, vieni, vieni qua, vieni pure qua. Quello là è il nuovo amico che ci sarà la prossima volta. Niente spoiler, basta, basta, via, via. Basta, fine. Ok? E dopo. Mouse della Logitech da gaming, 60 euro, ma spesi bene. Ragazzi, non so quanti DPI perché non mi ricordo perché ce l'ho da un anno e mezzo. Però fa il suo lavoro ancora. Questo qua è per lo scroll, questo pulsantino scroll più veloce. E se lo blocchi lo scroll è più lento. Serve, non lo uso tanto, però mi piace anche avere questa cosa come tamarrata nella mia postazione da gaming. Poi, come ogni tamarrata che deve avere una postazione da gaming, la luce RGB, questa qua, che cambia molti colori. Poi, Ma io so di mi dica. una novità di tipo Ah, ragazzi, visivo, tamarrata assurda, un'altra tamarrata. tamarrata assurda. Togliamo, facciamo parte, mettiamo queste sedie al loro posto e vi faccio subito vedere la nuova tamarrata. Ragazzi, con un solo click si fa il devastro. Uno, due, tre. Andiamo a vedere la location Allora, ragazzi, interessata. perché non si accendono? Era accesa, era accesa. Wow. Ok ragazzi, questa qua è la luce, ragazzi. La luce che l'ho comprata dall'IKEA. Sono stato molto molto soddisfatto per le luci, molto potenti. Però mi dispiace che adesso faccio No, il vlog alle spesissimo. 5 di pomeriggio, quindi non si vede Sì, tanto. certo, ma i fan Demente. chiedono perché due computer? Ragazzi, scusatemi dell'interruzione, ma ho avuto una chiamata al telefono perché sono molto money grabber e quindi ho dovuto fare delle collaborazioni con altre gamme di staff. Quindi, passiamo di nuovo qua, che questo monitor dell'Asus è VC H, un altro 203 mi sembra, è buonissimo. Comunque la situazione è perché uso due monitor è uno. Perché questo qua lo uso per il gaming, l'altro per usarlo per le stream, per
anche per metto qua OBS Studio e mi guardo intanto l'anteprima della live o del video. Quindi molto comodo, e infatti qua anche uso per mettere TeamSpeak, altre cose varie per parlare con i miei amici durante giochiamo. Questo è il quanto. Poi passiamo un microfono dell'Holidata che è quasi rotto del tutto, ma va bene, me ne dovrei comprare uno nuovo. Infatti sto guardando di... Quindi giù con le donazioni, ecco, i big money. Eh sì, un po' di donazioni mi servirebbe, ma comunque non serve. Ragazzi, ho detto che no, le donazioni sono volontarie, ragazzi. Comunque non vi costringo. Poi, cosa c'è da dire? Questo qua, un raffreddatore della Klim. Non lo uso tanto perché... Anzi, lui lo riscalda, non è che lo raffredda, lo riscalda, è diverso. Poi delle cuffie della Sony, molto buone, che ce l'ho da 3 anni, 4. E fanno il loro lavoro ancora con il mouse della Logitech. Che dire, buon surround 7.1 Dolby, quindi il meglio che posso avere. Poi passiamo alla PlayStation 3 che dovrei vendere con... Ragazzi, chi vuole che rivenda la Play 3? È qua, bastate che mi contattate sul video di YouTube e cerchiamo di accordarci nel da farsi. Vedete che sta prendendo una polvere, ma state tranquille, è ottima come PlayStation. Insieme anche... Mostriamo i giochi? Sì, anche dei giochi, ragazzi, qua. Dei giochi, beh, se vi interessano anche questi, vabbè. E dei due controller. Passiamo avanti, ragazzi. Piedistallo per la GoPro. Allora, la GoPro ce l'ho e la sto usando adesso, quindi ditemi com'è la qualità del video. Questo qua è per tenerla a galla la GoPro in acqua, che si è tolto. E basta, buona come GoPro, la GoPro Hero 4 Session. Passiamo avanti, ragazzi, siamo dalla parte del tappetino, l'appetino della Logitech, buon come il mouse della Logitech. Qua il custodetta per i tappettini. Poi passiamo dietro un po' di cable management, un po' da rifare, però ci penserò in avanti. Prima penso a comprarmi le cose, poi mettiamo a posto. Poi andiamo avanti. Qua sacchettino che niente serve. Qua cuffiette Bluetooth della Tensual, buoni, sì, normali, e si buttano via. Poi si passa qualche il coverletto della GoPro dei cinesi, anche questo si butta via. Cuffiette della Apple che non vanno più, quindi sono da buttare via. Poi il cable management da mettere a posto, sì, molto da mettere a posto. Questo per l'R4, con le SD, con le robe là. Sito delle biciclette, carta della Yu-Gi-Oh! molto importante, ecco qua, basta. No, falla vedere bene. Scusate ragazzi, eccola qua, ragazzi. Comunque è bella, è rara, quanto costa? 3 euro. Bene, mi ha rubata. Vieni, no, dai. Tieni. E basta, ragazzi, io con questa ultima cosa, cioè carta, finisco qua il video. Vi volevo dire grazie per aver visto questo video fino alla fine, se l'avete guardato. E quindi hashtag, che hashtag mettiamo? Hashtag casa mia, hashtag tutti da me, hashtag postazione del game, se avete visto il video fino alla fine. E niente che dire, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e seguitemi anche su Facebook, che adesso creerò la pagina Facebook. E niente che dire, noi ci vediamo in un prossimo vlog o video. Ciao!